Mi aggancio proprio a quest'ultima frase, perché l'ecografia ovviamente nasce come uno strumento del radiologo e sempre più negli anni ce ne siamo impadroniti, se vogliamo. Però ecco, in cosa siamo, secondo lei, dottor Copetti, in cosa siamo diversi? In cosa siamo diversi rispetto a un radiologo nell'utilizzo dell'ecografia? Ma sarò telegrafico, ma premetto che devo ringraziare per questo invito perché davvero mi fa felice e mi onora. Io ho studiato qua, mi sono laureato qua, dicevo prima, non ho imparato niente durante quei 6 anni di università, per darvi anche un messaggio di speranza. Non sempre si impara quando si va a studiare, ho imparato poco anche durante la scuola di specialità che ho fatto da altre parti, però insomma io credo che se uno si impegna poi spesso va a colmare dei gap che sono fisiologici ormai purtroppo. Tornando alla domanda, io credo che la risposta stia proprio nella domanda, perché c'è l'aggiunta di una cosa, la fisiopatologia. Il radiologo ha sempre interpretato le immagini, unicamente le immagini. L'evoluzione che noi abbiamo fatto usando gli ultrasuoni, ed è stato un po' anche l'errore che abbiamo fatto all'inizio, pensando, e molti, ahimè, pensano che l'ecografia in urgenza sia ancora la FAST. Io dico perle ai porci se pensiamo che l'ecografia in urgenza sia la FAST. Noi siamo andati oltre pensando di introdurre la necessità di vedere la fisiopatologia. L'eco ci aiuta a vedere la fisiopatologia, ci aiuta a comprendere quello che per noi come clinici è fondamentale. Io lo dico sempre, è una filosofia voler fare l'ecografia in urgenza. Fatemi passare questo esempio. Se io guardo una vena cava vuota, uno deve imparare a vedere non un'immagine di vena cava vuota, ma il significato, che potrebbe essere ad esempio il preload in un paziente che è scioccato perché è vuoto. Sono due cose completamente diverse dal interpretare solo e unicamente l'immagine. Il radiologo non fa questi ragionamenti, non gli sono richiesti. Se noi non vogliamo essere dei radiologi scarsi che lavorano in pronto soccorso, dobbiamo mettere in atto questo processo, che è un processo mentale proprio, di abitudine ad usare le immagini per comprendere quello che giustamente nella domanda è contemplata, la fisiopatologia delle situazioni.